In questo tutorial proveremo ad installare MongoDB con Ansible, quindi proveremo ad automatizzare l'installazione di MongoDB appunto usando Ansible. E quindi partiamo, per prima cosa andiamo a compiarci la nostra cartella di Ansible originale in etc Ansible e la copiamo qua nella mia cartella dove appunto metto tutti i miei esperimenti in Ansible e la chiamo e la chiamo 035 Ansible MongoDB. Ovviamente voi potete copiarla come volete oppure potete operare direttamente nella cartella di Ansible principale. Fatto questo, entriamo nella nostra cartella. Ok, adesso vado qui e me la apro con il mio editor. Pa, 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 pam, apro cartella. Una volta aperta la mia cartella, vado subito nel file ansible.cfg e vado a sbloccare il mio host per poterlo usare in locale. In questo modo. Ok, poi vado qua nel mio host e vado ad creare un ambiente, ma lo chiamiamo database oppure potete chiamarlo development come volete. Poi mi copio il mio IP della mia VPS, eccolo qua e creo un Ansible SSH user. Ansible SSH user uguale Ubuntu. No, root. Non gli devo passare nessuna chiave d'accesso perché ho già inserito nella mia VPS la chiave SSH, altrimenti potete usare Ansible SSH underscore password, eccetera, eccetera, per accedere al alla vostra macchina. Comunque ci sono tutorial precedenti in questo canale in cui potete vedere come farlo, quindi non entro nel dettaglio di questa cosa. Andatevi a vedere i tutorial precedenti. Fatto questo, andiamo a creare un ruolo, quindi cd roles. Andiamo qua nella cartella roles e lanciamo Ansible Galaxy init e creiamo appunto un progetto in cui mettere la nostra configurazione per MongoDB. Io lo chiamerò MongoDB deployment, ma potete chiamarlo come volete. Ok, facciamo ls-l, come vedete abbiamo la nostra cartella. Ora torniamo nella root del nostro Ansible e andiamo a creare un secondo file che possiamo chiamare come vogliamo. Io lo chiamo deployment, lo chiamo mongodb.elmo. E inserisco questo codice, vado a dichiarare l'host che nel nostro caso abbiamo chiamato database, vedete? Database, quindi poi diciamo che vogliamo che questo file vada ad operare sull'host database, gli diciamo che vogliamo operare come root, quindi diciamo become true, e gli passiamo il nostro roles che abbiamo creato qua, che abbiamo chiamato MongoDB deployment. Quindi MongoDB deployment. E andiamo un attimo a sistemare gli allineamenti, dovrebbero essere corretti in questo modo. Ok. Fatto questo, possiamo andare appunto all'interno della nostra cartella roles MongoDB deployment, andiamo qua e andiamo a creare la nostra prima task. La nostra prima task consiste nel richiamare le public key usate per appunto gestire il sistema di pacchetti, quindi
Mettiamo questa prima tasca, possiamo ovviamente qua chiamarla come vogliamo, poi qui appunto andiamo a scaricare la nostra APTK. Seconda operazione è appunto aggiungere al nostro repository il repository di MongoDB. Qua appunto avete come farlo con state present, qua richiamiamo il repo e ovviamente tutto questo codice sarà condiviso su GitHub, quindi poi nel link sotto troverete tutto quello che vi serve. La terza operazione è quella di finalmente installare MongoDB. Quindi abbiamo la nostra task install MongoDB, quindi il pacchetto apt mongodb-org, l'ultima versione, e vogliamo appunto che il pacchetto venga sempre aggiornato. Update cache, yes. Fatto questo, andiamo ad attivare il nostro MongoDB, quindi attiviamo il servizio service MongoDB started. Ora viene la parte più impegnativa. Per prima cosa andiamo ad installare PyMongo, quindi andiamo ad installare questa libreria, ma per farlo credo che avremo necessità di aggiungere le nostre versioni di Python, perché di questo ci siamo dimenticati. Quindi, andiamo qui. Andiamo qui, possiamo creare un nuovo ruolo. Ma no, vabbè, direi che possiamo invece andare così. Installiamo tutto qua. Allora. Prima di tutta questa procedura, qua sopra andiamo a installare i pacchetti di default che potrebbero servirci. Quindi per farlo possiamo creare una task chiamata default program e in loop gli andiamo a installare curl, git, vim, anche se tutte robe che in realtà non è che ci servono tutti, però visto che ci siamo, installiamole. La libreria CA Certificate, NewPG, anche se in realtà è già installato di default, altre properties, Python 3, Python Setup Tool e Snap. La Snap in realtà non ci serve, poi installiamo uguale. Questi tre per ora li lasciamo identati. Ok, questo lo togliamo e direi che con questo abbiamo le nostre librerie di default. Quindi avendo Python 3 installato possiamo installare anche PyMongo. Quindi torniamo sulla nostra installazione e adesso dobbiamo fare un'altra cosa. Dobbiamo installare una libreria presa dalla community di Ansible. Per farlo, torniamo sul nostro terminale, all'interno della nostra cartella Ansible MongoDB, installiamo questo Ansible-Galaxy Collection Install Community MongoDB. In questo modo abbiamo installato appunto una libreria di Ansible che ci permetterà, una collection di Ansible che ci permetterà di andare a creare nomi utente, un utente all'interno del database MongoDB, insomma, ci permette di fare delle operazioni particolari. Fatto questo, possiamo tornare sulla nostra configurazione di MongoDB. Ok, siamo qui. Possiamo tornare sulla configurazione del nostro MongoDB e andare a creare un utente. E andare a creare un utente, quindi qua sotto
Qua sotto andiamo a mettere appunto questa task, selezioniamo il database ovviamente, gli utenti li creiamo nel database di default admin che è già presente all'interno di MongoDB, qua gli diamo un nome all'utente, possiamo chiamarlo MongoUser, qua gli diamo una password 1234, qua gli diamo i ruoli, con questi ruoli credo che gli stiamo dando i ruoli di super amministratore, quindi possiamo fare tutto quello che vogliamo all'interno del database, qua lo stato presente, qua diciamo di ignorare degli errori, qua gli ritorniamo un register output per vedere insomma che registri eventuali avvenimenti durante le operazioni. Adesso fatto questo, dobbiamo riavviare il nostro MongoDB, quindi mettiamo un restart MongoDB service MongoDB restarted. Fatto questo, viene un'altra parte un po' complicata. Dobbiamo andare a passare, dobbiamo abilitare il nostro database per accedere all'esterno e per appunto utilizzare l'utente che abbiamo creato per accedere al database. Quindi dobbiamo andare a proteggere il nostro database e quindi abilitandogli l'utilizzo di questo super utente e dobbiamo anche dargli il permesso di accedere, di abilitare l'accesso dall'esterno al nostro database. Quindi dobbiamo andare a modificare il file mongodb.conf. Siccome lo scopo di Ansible è quello di operare in automatico, di automatizzare tutti i passaggi, dobbiamo creare un template con dentro i dati appunto che vogliamo appunto mettere in questo file e copiarli sul server. Quindi dobbiamo andare in template, creare un file chiamato mongodb.conf.j2 e all'interno di questo file dobbiamo copiargli i seguenti dati, che ovviamente vi ripeto troverete tutto nel repository sottostante. Come vedete qua gli stiamo passando una variabile. Allora qui è dove si abilitano gli IP che possono accedere al database, qui abbiamo l'IP di default locale. E qua gli passiamo tramite variabile, visto che lo scopo di Ansible è di poter deployare su più server, eccetera, eccetera, senza dover tutte le volte aggiornare i dati, eccetera, gli passiamo la variabile, una variabile Ansible che preleva l'IP della macchina su cui stiamo andando a deployare in automatico. In questo modo possiamo riutilizzarlo più volte e tutte le volte lui in automatico selezionerà l'IP della macchina e lo inserirà qua. Qui appunto stiamo andando ad abilitare il fatto che sia abilitato il servizio di sicurezza, quindi che si permette di accedere solo tramite username e password. Quindi adesso che abbiamo questo file, torniamo qua nella nostra task e dobbiamo andare a copiarlo nella cartella etc del nostro server. Quindi creiamo una task che copi il nostro template all'interno di etc. Quindi, qua siamo sulla nostra task, qua andiamo a capo. Quindi qua mettiamo il nostro configure MongoDB o possiamo, ripeto, chiamare questa task come vogliamo. Qui abbiamo il nostro template e gli diciamo che la fonte si trova in template mongodbconf.j2 e deve essere copiato, la destinazione è etc e deve chiamarsi il file mongodb.conf, senza il j2 ovviamente, che è solo il nome del template che serve ad Ansible per leggere la variabile. E poi gli diamo appunto il permesso 0755. Fatto questo, gli diamo ancora una riavviata a MongoDB e dovremmo esserci in teoria.
In teoria, in pratica vedremo. Quindi direi che qua abbiamo tutto. Non ci resta che fare Ansible meno playbook, meno playbook meno mongodb.yelm e incrociamo le dita. Ok, sembra aver fatto tutto, quindi non ci resta che testarlo. Facciamo partire MongoDB Compass, diciamo che è lo strumento con il quale possiamo connetterci al nostro database. Ora andiamo qui, MongoDB due punti slash slash, copiamo il nostro IP, lo incolliamo qua. Poi mettiamo la porta 27.0.17 e in teoria non dovrebbe connettersi perché noi l'abbiamo protetto con delle password, quindi senza, se noi non gli passiamo la password, lo username e la password, non dovrebbe connettersi. Quindi verifichiamo subito e lui ci ha dato errore, come è giusto che sia. Ci disconnettiamo, facciamo una nuova connessione. Vabbè, chiudo qua. Ok. Facciamo di nuovo MongoDB, due punti slash slash. Stavolta gli passiamo il nome utente e la password, quindi come nome utente avevamo usato mondo user, invece avrebbe dovuto essere mongo user, ma va bene. Ma va bene, uguale. Allora, user, due punti password 1234, chiocciola. Numero di IP, due punti 27.0.17. Incrociamo le dita e papam, come vedete ci siamo connessi. E quindi, come vedete, l'installazione con Ansible ha avuto successo, tutti i passaggi sono stati automatizzati e quindi niente, direi che per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima.